Come previsto dalla normativa, marzo è il mese delle verifiche e di tutte le operazioni necessarie alla stesura del rendiconto 2014, il rendiconto consuntivo ovviamente, e tra queste vi è l'accertamento dei debiti e dei crediti contenuti nel bilancio. Il lavoro di questi mesi e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti hanno certificato che nel bilancio della provincia di Varese, approvato dall'ex commissario straordinario per il 2014, sono presenti residui attivi insussistenti per una cifra pari a 29 milioni di euro, inseriti nel bilancio fin dal rendiconto dell'anno 2012. Tali residui attivi sono, in concreto, presunti crediti della provincia che in realtà non esistono. Neppure è stato inserito tra le passività l'importo di 22 milioni di euro che la provincia deve allo Stato per l'anno 2014 per effetto della spending review e che lo Stato si riprenderà quest'anno forzosamente. Cifre pesanti su un bilancio di circa 100 milioni di euro complessivi. Questo artificio ha permesso di assumere nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014 impegni di spesa coperti appunto da entrate che non avevano ragione di esistere e ciò comporta e comporterà pesanti conseguenze nella gestione del bilancio 2014 e di quello del 2015. Oggi portiamo alla luce una gestione irresponsabile che ha messo e sta mettendo a repentaglio l'attività di questo ente e che tutta la provincia di Varese non merita. La sbandierata virtuosità dell'ente è crollata davanti alla prima nostra verifica. Chi ci ha preceduto porta su di sé enormi responsabilità. Nonostante queste difficoltà, tutta la mia maggioranza lavorerà strenuamente per difendere la dignità di questa istituzione, delle persone che ci lavorano e per dimostrare la sua utilità sul territorio. Tra i primi atti urgenti e conseguenti invieremo la relazione dei revisori alla Corte dei Conti. Inizia ora un cammino non facile per l'ente che si sommerà alle difficoltà connesse all'applicazione della legge del Rio e che hanno tutte le altre province italiane, non solo lombarde. Un cammino che faremo insieme alla Corte dei Conti e all'Unione delle Province Italiane. Ho già convocato l'Assemblea dei Sindaci della provincia di Varese per illustrare ai miei colleghi sindaci quanto abbiamo appurato e per condividere con loro la relazione dei revisori. Grazie.